B come bacio. E per te, questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, seconda lezione del corso di calligrafia. Sì, oggi impariamo a fare la B. Siete pronti? Vi siete allenati con le A? Avete trovato qualche difficoltà? Se avete qualche difficoltà lasciatemela scritta qua sotto che cercherò in qualunque modo di agevolarvi. Andiamo a fare la B e vediamo come si fa la B in corsivo maiuscola, la B in corsivo minuscola, la B a stampatello maiuscola e la B a stampatello minuscola. Ci eravamo lasciati con le A, proseguiamo il nostro percorso di apprendimento con la lettera B. La lettera B è una lettera bellissima, come dice l'iniziale stessa del suo nome. E allora, ricordatevi sempre, vi siete allenati col tratto ascendente e discendente, sottile e spesso, perché in questo caso ci servirà veramente tanto. La lettera B è un po' particolare, sale un po' sbilenca, si allarga L, scende spessa, sale il sottile e riscende spessa. Questa è la B minuscola in corsivo. Cominciamo a farla. Quindi sale sottile, un po' sbilenca, gira e scende spessa, risale sottile e scende spessa. Voilà, la lettera B. Questa è in corsivo, a stampatello minuscolo è molto più semplice e naturalmente è così. Tratto giù dritto, in salita sottile e in discesa dritto. Così, ecco la B. Adesso segniamoci i passaggi, quindi 1, 2, 3, 4, ok? Questa invece è molto più semplice. 1, 2. La B maiuscola diciamo che va bene per entrambe le grafie, anche se io ve ne farò una molto semplice e una un pochettino più ornata, ma sono abbastanza semplici entrambi, perché sennò entriamo in un mood di troppo complesso che ancora non è alla nostra portata. Una cosa per volta. Il primo tratto è discendente, quindi spesso, con ghirigoro finale a salire. Così, e poi si sale con la prima pancia e si scende, si gira e voilà, la B. Quella più semplice invece è proprio elementare, e l'unica cosa da ricordare è la questione dei tratti, quindi grosso, sottile, grosso, sottile e grosso. E voilà, ed ecco le altre due B. Ripassiamo i passaggi. Allora, discendente grosso, a salire sottile, che da sottile diventa grosso e si chiude. Questo è discendente grosso, a salire sottile e poi ovviamente si chiude. Allenatevi soprattutto per questa, perché questa, se la fate bene, già avete anche l'H mezza fatta. Di conseguenza, divertitevi, allenatevi e ci vediamo la prossima volta con la lettera C. Le foto con i passaggi le trovate nell'album Calligrafia Creativa di Arte per te e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao! Difficile, e la B a in corsivo minuscola è una delle mie lettere preferite. Eh sì, perché adesso vedrete mano a mano, avrete le preferite e quelle odiate, quelle che non vi risulteranno mai al primo colpo. Bene, impratichitevi più che potete, vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, vi aspetto sempre su Instagram, vi aspetto sempre sui canali Ombretta e Due
cuore una cappa. Proprio vi aspetto a braccia aperte. Se il video ti è piaciuto, per favore regalami un pollice in su, anzi scrivimelo in bella grafia e soprattutto condividi questo video sulla tua pagina Facebook. Grazie, ti mando un bacio solo per questo. A me non rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!